Ciao amici, ciao amici, ciao amici. Ok. Ciao! Condividiamo. Cuscinetti. Oh, Manu! Ciao! Ciao, amico mio, come stai? Un po' d'acqua frizzante. Ciao, amici. Ciao, amici. Bene, bene, anch'io. Non vedo l'ora di ripartire. Allora, secondo te, con che arma partiamo? Partiamo con la seconda che mi avevi detto? Recuperi informazione. Allora, 11 fucili d'assalto. La seconda, dai. Allora, fammi soltanto condividere su Messenger, su Discord. E su Telegram, oh, con la panza piena si sta meglio, vero Manu? Dai, ci sta. Ok, comunque Manu, senza dirti nulla e senza che tu dici nulla, visto che è la live di prima e anche se qualcuno guarda, non si va dai 1.500 ai 3, 4, 5.000, dipende quanto sei bravo, quella roba che stavamo dicendo prima, eh? Diciamo che la via di mezzo è 2, 2, 5, se sei bravo e fai andare le macchine per i fatti tuoi. Ok, sì, la base, vabbè, se prendi un apprendistato 800, 1.500, te, è quella la soglia, il range, eh? 800, 900, 1.000, 1.100, 1.000. Essere un po' più bravi, vai già dai 1.500-2.500, stando in una ditta un po' piccolina, un po' così, e poi quelli bravi bravi vanno. Ho conosciuto gente anche da 4-5, 5.000 lozzi, però ti dico la verità, erano veramente grandi, veramente il top, il top. Allora, credo di aver sbloccato un operatore, forse sì, vedi? Hatch, Orangi, Nova, Kotaki. Dai, di Kotaki allora. E invece, aspetta, aspetta, invece in quell'altro, gli Spegru. Ah, no.
ecco già Cucu qui, bello. Allora, guardate la grafica qui della parte iniziale, è spettacolare, eh? Io in realtà l'ho già preordinato. Ok, ah, ecco qua, invia al party. Figo. Figo così, eh? Allora, diciamo che il mio amico canali, i canali, perché sono online, quindi l'amico Sharder deve andare online. Va bene. Questi qua staranno dicendo: ma chi è sto scemunito che mi invita senza neanche avere il gioco? Ok, ciao amici, grandissimi, come state? Partiamo a mega bomba con Call of Duty. Anzi, sapete cosa vi dico? Io la condivido anche. Come si vede? Si vede bene? Si sente bene, raga? Ok. Fatemi sapere se si sente e si vede bene. Perfetto, Manu. Ciao amici e amiche di Twitch, siamo arrivati finalmente, in realtà ho fatto un party anche oggi, alla beta di Call of Duty, ragazzi. Manuel, stai installando Call of Duty. Allora, abbiamo detto... No! Cosa è successo? Secondo, spettro. Urca. Elicottero. Cavi. L'elicottero va via. Ah, deathmatch a squadre. Questa mappa non l'ho mai vista, raga. Bella, bella, bella. Oh, primo sangue. Primo sanguino. Ma dai, ma vai, mi sono ridati dietro, ma non è possibile, ma che fortuna ho io, sono qui adesso, attenzione. Ah, scusa Luca, sì, l'ho mandato perché ti ho visto online, pensavo che ce l'avevi. Vai tranquillo amico mio, giochiamo insieme. Se hai bisogno di qualcosa chiedi, nel senso, se vuoi vedere qualcosa. Questa è una mappa che non abbiamo mai visto e sto usando Spettro. Non è niente male quest'arma, ti dico la verità. Ah, e cattora barca loca che questi qua girano a manetta. Guarda, guarda. Domenica la grande, sì, ragazzi, domenica potete scaricarla tutti. In teoria potete scaricarla anche stasera, credo. No, no. Ma dov'è che ha sparato? Dov'era? Potete scaricarla, però... Sì, allora, se lo preordini, puoi giocarla oggi. Se non lo preordini... la beta open è domenica e lunedì. Quindi praticamente Manu, se non l'hai preordinato, puoi comunque giocarlo domenica e lunedì. Quindi domenica anche Luca e te e tutti quanti possiamo farci una mega partitozza Call of Duty. Diciamo che le lobby sono da 6, quindi più di 6 diventerebbe un casino. Domenica e lunedì mi spacco COD. Sì. Devo solo dire sì. Nel frattempo nel frattempo venite a vedere la live di Marco Drums, che è un po' una pippa,
Però dai, pian pianino riprendiamo, anche perché non conosco le Il nemico si è portato in testa. mappe. Uè, Davide, come stai, amico mio? Guarda qua il COD, guarda la prima uccisione per te, amico. Porca loca, mi dovevi caricare l'arma lì, mi dovevi caricare l'arma lì, mi dovevi caricare l'arma lì. Hai avuto poi... Ah, porca loca. Hai avuto notizie poi di quel ragazzo là per giocare domenica, sabato, scusami, Davide, oppure facciamo Call of Duty? Sabato, sì, sabato sera. Ah, dai! Ma cos'hanno le armi? Aspetta, fammi vedere. Hanno le armi che mi fanno scoppiare, non ho capito. Perché esplodo? Perché devo esplodere? Hanno delle munizioni esplosive. Attacco con mortaio ostile vicino a voi. Che te pareva. UAV nemico in zona. Il nemico guadagna terreno. Dovete recuperare. Porca loca. Ma no, era amico. No, dai, 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 che l'ho quasi ammazzato. Guardalo, 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 guardalo. Vabbè, è stata giocata, almeno è stata giocata. Eccolo Nemici hanno lasciato là. missile cruise. Ah, dai, sei serio? Ciao Andrea! Amico mio, come stai? Stiamo sparando alla grande! Oddio! Mi stanno sparando alla grande! Però mi sto impegnando, dai, il mio lo sto facendo. I nemici lanciano un esplosivo aereo. Sì. Chissà come mai becco sempre la lobby. Quella più. Oh! Oh! Proprio dove sono io! Ti piace Andrea? Come stai Andrea? Tutto bene? Ti piace? Sì, hai ragione. Allora, non mi fa assolutamente nessuno scherzo. Sai che io ho quel problema. Ma no, quello era mio. Questo è mio. Quel problema che mi fa un po' fastidio agli occhi. Per adesso non lo sto avendo, quindi vuol dire che comunque è fatto bene. Poi dopo. Magari dopo 6 ore di gioco è. Ah, allora domenica, amici miei, c'è la open beta per tutti. Esplosivo aereo in Oh avvicinamento. my god, lo sapevo che era dentro, lo sapevo! Andiamo un attimo. Bravo Marco! Sei distrutto, Davidino! Dai, stai qua con noi allora! Che ci divertiamo! Per quanti giorni? Allora, prima di tutto, ciao a tutti ragazzi, benvenuti Marco Drums Games, porca loca, quello mi ha ammazzato prima, è rimasto lì e mi ha ammazzato anche dopo. Allora, oggi e domani solo per chi ha preordinato il gioco, quindi per chi ha già comprato il gioco può giocarlo in anteprima sui 2 giorni, invece per tutti gli altri... Oh, dai, questo... UAV Davide, nemico in no. zona. In realtà è molto bello, è fluido. Ciao Alvi, buonasera, buonasera, mitico. Se non sei iscritto, iscriviti immediatamente al Nemico canale, attivo. grandissimo. Poi possiamo giocare insieme, possiamo... Dovete Porca controllare loca, il terreno. possiamo... Io porto un sacco di giochi, Alvi, eh. A me sembra che mi impugno parecchio queste armi. Beh, all'inizio, 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 Andrea.
L'inizio sai che è così, poi si mettono tutti i vari. Attacco con mortaio ostile nell'area. Approvvigionamento Ah, che peccato! Uè, grande Alvi, grazie sovraccaricato. mille! Sharder, vieni a giocare! Grazie Alvi! Grazie del follow, grazie amico mio! Allora, ragazzi, questo ce lo portiamo alla grande perché io l'ho già comprato. L'amico Sharder che arriva adesso l'ha già comprato anche lui. 5 kill! Va bene, ragazzi, facciamo finta che ne ho fatte 50, ok? Quindi Marco Drams ha fatto 50 kill. Molto bravo come prima partita. Diciamo che non so se lo prenderò. Deciderò tra FIFA e COD. Ok. Allora, Alvi, io lo vedo molto bello, sinceramente, graficamente. Lo vedo molto fluido, come infatti ha notato l'amico Andrea. La prima cosa che ha scritto quando è entrato in live è come fluido questo COD. E allora le armi credo, ecco, me l'ha sbloccata adesso. Se non scrivo normale, ti metto sul secondo mai. Vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, le armi, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Allora, ecco, me le ha sbloccate adesso. Va un po' alla volta, un po' alla volta sblocca le cose. L'M16. Proviamo. Ah, è bloccato. Allora, io lo vedo bello fluido, sinceramente. Lo vedo. Grande Sharder, dai, vieni, ti sto aspettando, sono uscito così ti aspetto tranquillamente. Sto facendo vedere tutte le armi, le cose fichissime del gioco ai nostri amici. Localizzatore, stordente, fumogeno, tutto bloccato, ragazzi, grande Andrea Tag e la K47. Il Tag? Aspetta, il Tag qual è? Ah, il Tag 56, e beh, non posso usarlo. Però sì. E poi hai detto la K, eh? Beh, io la K non lo vedo, ma ci sarà sicuramente. M4, M6. Ah, il tacu. Ma che cazzo è un Q? Oh, cos'è che è? Tacu. Ma gioco un po' a Fallout. Bella lì, grande Manu, grande. Dai, rimani sempre con noi comunque, col secondo monitor, eh? Castov. Aspetta, fa. No, aspetta, Castov hai detto. Ciao amici! Allora, vediamo un attimo la personalizzazione dell'arma che per adesso è bloccata, o almeno che io non so come si fa. Ma io vedo che al Katov hai detto, eh? Ah, il Castov! Bello. Sì, sul secondo monitor a darti l'avviso. Grande. Ma dai, poi se senti qualcosa di interessante, amico mio. Entra dentro a chiedere. Oe, grande Red! Ciao amico mio! Dai, Sharderino, ti sto aspettando. Allora, fammi vedere un attimo, eh. Come facciamo a fare la lobby, ragazzi? Allora, è fatto così. Oh, guarda che bello il party! La lobby. Sì, questo è OK. Ok. Allora, modifica biglietto da visita. Modifica tag. Facciamo SDMN. Che è lo squadrone della morte nera. Che non so dove è andato. Vabbè, non ci frega niente. Adesso devo invitare Sharder. Social. Il mio party. Invita. Bisogna comprare la standard per giocare la beta. Sì. Però aspetta, Alvi. Se tu aspetti domenica e lunedì c'è la open per tutti. Anche se non hai comprato il gioco. Però io ti consiglio, se non lo vuoi comprare subito perché vuoi vedere, vieni a vedere la mia live, così ridiamo, scherziamo, se vuoi chiedere informazioni, se vuoi fare qualcosa me lo dici e lo facciamo insieme, ti faccio vedere un po' tutto. E come si dice, non c'è, non vedo Sharder, non vedo Sharderino. E poi domenica se vuoi ci possiamo anche giocare insieme, ok? Perché domenica lo scarichiamo, possiamo fare, non so, domenica pomeriggio, domenica sera, ci facciamo una seratina Call of Duty. Io sono sempre qua, ok? Poi adesso ti metto anche, amico mio, il mio social, che è. Ecco, bravo. Io sia stasera vado avanti per un bel po', poi anche domani
Beh, farò magari un po' di Formula 1, un po' di Gran Turismo, un po' di questo, un po' di roba, insomma, SnowRunner magari, un bel po' di giochi perché non mi piace poi fossilizzarmi, anche se è in beta. Io per dire adesso sono tester di Skull and Bone, quindi devo provare anche lui. Ci sono altre due demo che Wulong e un altro che insomma sono belle toste. Formula 1, bravo Andrea, Gran Turismo, insomma c'è un po' di giochi sul fuoco. Anche nel weekend poi ho due o tre prove da fare di giochi in beta e in cosa che è Wulong, volevo portarlo sinceramente. Voi sapete se si può portare una beta in live? Credo proprio di sì, una demo. Penso di sì, se non c'è il contratto quello NDA. Si può portare, vero ragazzi? Volevo portare Wulong che è in beta, sì, in beta. Penso di sì, è vero. Cioè, se, allora, io Skull and Bone non posso, assolutamente, perché ho firmato il contratto NDA, quindi non posso fare fotografie, non posso parlarvene. Vi dico solo che è bellissimo e niente, basta, solo quello che posso dire. Però non posso fare nulla. Invece se uno scarica la beta può streamarla, cioè, almeno. Spero, cioè io sono ancora nuovo ragazzi, sono iniziato a febbraio a streamare e allora devo chiedere tutto. Allora Alvi, ti mando il Discord, ti mando il YouTube che faccio un sacco di video, poi se riesci a farmi pubblicità con i tuoi amici possiamo giocare insieme, tutto quello che volete ragazzi, tanto quando c'è posto e c'è da farsi una bella risata io sono qui. Ok, ho condiviso tutti i miei link, ok ragazzi? Quindi allora, nell'attesa che arriva. Ah, eccolo qua! Stavo dicendo, nell'attesa che invita Sharder, Sharder non arrivava più. Allora, social. Chi c'è nel party? Ma c'è IG Tenebra. Sharder, eccolo qua. Che cosa ho fatto? Partecipa o invita? Allora, X. Invita. Però in realtà era meglio se partecipavo, sai, Sharder? No, facciamo una cosa, partecipo Sharder. Partecipo da te, sai perché? Non vorrei che streamando magari. Fa andare tutto a scatti. Quindi in teoria sono dentro da te. Ho creato anche il party, Sharder, così riusciamo anche a sentirci, amico mio. Ti conviene entrare anche nel party. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, stasera Call of Duty in beta, Marco Dram sempre sul pezzo, ho un sacco di novità per il canale, grandissimi. Quindi se non siete iscritti fate come il grandissimo Alvi, bravissimo che sei iscritto al canale di Marco Dram. Possiamo giocare insieme, potete venire a chiacchierare in chat, potete venire a dare un saluto, fate tutto quello che volete da Marco Dram. E beh, basta rispettare le regole base, no? Quelle penso che sia la cosa fondamentale. Marco, un invito a giocare. Ma non siamo dentro, amico mio? Aspetta, eh. Ok. Sharder è entrato nel party. Adesso dovrebbe partire, amico mio. Vediamo se ti vedo. Partita veloce. Beta. Soccorso. Io non ti vedo però, eh. Speriamo che funzioni. Ok, due dice. Ora sei il leader del party. Allora. Secondo me. Allora, invito, accetta invito. Ok, accetta. Oh, stiamo provando, raga, per vedere. Giocatore è entrato nel party. Non funziona, Charder? No, se mi fanno la beta e non posso giocare con i miei amici, fatemi capire che senso ha. Ah, sì, guarda Charder, grande Charderino. E vai, e come mai non si vede io? E come mai non mi si vede? Sharder Marco Drums, SDMN, devi mettere la tag poi, amico mio. Ma io vedo te e non riesco a vedere me. Come mai? Come mai? Vedo solo il mio compagno di squadra. Vediamo quanto tempo ci mette. Ok. Sì, l'ho visto, ma io sono dietro nell'angolo. Vedi che mi hanno rinchiuso dietro nell'angolino, non riesco a capire perché.
Cioè, ok che il leader sei tu, che sei tu il capo, ma se siamo in tre non ci fa vedere. Bene, l'altro si vedevano i tre personaggi. Avranno capito che scattava e faceva partire le console, farli vedere tutti e tre, e allora fa vedere solo uno. Partita veloce, vai, vamonos. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Stasera mega live di Call of Duty MW2 Modern Warfare. Buona Betty, ciao amica mia. Salutami Ciccio, come stai? Come stai? Come stai? Io sto benissimo, uscito, quindi il grande Marco Drans ci gioca. E oh, in 2 contro 6. Non la vedo bene. Non la vedo bene. No, non la vedo bene. Neanche 2 contro 4. Grandissima Betty. Ti saluta Carla. Carla è andata a mangiare con Leo, eh. E infatti mi sembrava che non era andata bene questa partita, eh. Domenica lo scarico. Dai Davide, dai! Scaricalo anche adesso, mi sembra. Puoi scaricarlo, sai? Solo che non ti fa entrare perché la beta è solo per chi l'ha preordinato. Però domenica ci facciamo una bella sparettata, eh? Spariamo. Non so che cosa sta facendo Sharder, ma non credo sia un problema di Sharder, è un problema dei serverini, che magari entrare dentro da solo fa le cose più veloci. Riprovo. Esatto. Invece facendo il essendo ancora in beta possiamo anche perdonargli sinceramente il tutto, eh? Possiamo perdonare anche al gioco un po' di vai Sharder, vai. Ok, allora, PlayStation Pad, non capisco che cosa vuol dire quel pad. Il pad sembra quasi della cosa della Microsoft. Che bello quel camion, mi piacciono i camion, ragazzi. Allora, predefinito, io volevo scegliere l'arma. Allora, predefinito, andiamo con lo spettro. Bella, bella la mappa, bella la mappa. Vediamo, brandware. Chissà che... Bello, 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 bello. Le bici. Che belle le bici. Ti ho sparato. Allora. Vai, Sharder. Oh, cominciano. Urca. Vai che si spara. Sharder, amico mio, sono dietro di te. C'è il mondo di là. Eccolo che è andato. Guardalo. Io ho sparato all'ultimo. Ah no, che cavolo, non farmi sti scherzi, amico. E vai, a V, raga. UAV attivo e in sorvolo sull'area. Servono caricatori. Cacchio. Serve il caricatore. E vai. Attenzione, UAV in uscita dall'area qui, Trojan 6-2. Qui. Dai, ti prego. Niente, nessuno. No! Ciao amici! Dai, caspita! Pistolina, ma spara 2 colpi in più! Ma non lo so, io... Che mi ha sparato un caricatore, io... Dai! Dai, Sharder!
sangue freddo online. Ma dove, ma chi ha sparato? Oh 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 oh. No. Dai 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 raga, dai raga, dai raga. Bellissima la mappa, eh. No, no, non ci credo. Ma come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto? Mi ha sparato nella panza. Può essere. La cucina! Qui va a fuoco tutto! Bella la cucina. Il nostro UAV è in sorvolo. Missile Crusoe stile lanciato. Bello, UAV. Sono qui, eh. Porca loca. Dai, da dietro. Ah, ma erano la parte alta, la parte sopra. È un'università. Che cos'è questa qua? Abbiamo perso il comando. Restaurant shop spa. Charder, come sei messo? Il nemico guadagna terreno, non permetteteglielo. Ah! Cambio caricatore. Oh! Caspita! Bene, 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 Charderino! Porca! No! Dai! Caspita, la sta facendo mio cugino la partita! Ah, bene, bene! Gli piace? Gli piace il Call of Duty? Questo qui? A me piace di brutto, eh. Vabbè. Dai, sì, sì, l'importante è che lo facciamo anche in coop, eh. L'importante è vincere. Aumento di livello, livello 9. Bella lì. Bella lì. Ehi, no, non me lo aspettavo. Mi è arrivato proprio a fuoco, mi è arrivato. Guarda, guarda, guarda. Proprio... Credo che anche lui... Oh, oh. Aspetta che... Allora è meglio che non entri in patio, eh? No! Ma cos'hanno? Aspetta, ma fammi vedere, magari c'ho anch'io il pomposo, fammi vedere. Ah no, c'ho l'armetta stupida. UAV nemico in zona. Fantasma online. Che okay, raga? Siamo in vantaggio noi. Un classico di cose, eh sì, devo dire che ha ragione, Aldi. È un classico, un classico, un classico. Porca loca! E io che l'avevo vista la bomba, ma pensavo che non me prendeva. Guardala, guarda. Ah, me l'ha tirata proprio sotto. Sotto la panza me l'ha tirata. Allora, devo dirvi la verità, è molto fluido, è molto bello. Guardate anche, io adesso non so come riuscite a vederlo voi, ragazzi. Oh, che cos'è? Che cos'è? Boh. Oh! Ok, arrivano da qua. È molto fluido, è molto bello a livello grafico. Anche di gameplay gira bene, nel senso che risponde bene ai comandi. Poi è una questione di abituarsi. Sì, hai ragione Alvi, le armi sono molto belle. Oh oh oh, attenzione! C'è qualcuno qua.
Ah, lo sapevo! Lo sapevo! Allora, adesso sto provando quest'arma qua. Dopo proviamo l'altra, eh. Le proviamo un po' tutte, perché tanto all'inizio non ce ne sono tantissime, ho visto. Poi probabilmente verranno messe dentro nella versione... Oh, vediamo un attimo che cosa c'è qua. È riso? Ketchup? White bread. Poi, oh, 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 abbiamo vinto, oh, 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 oh. Abbiamo vinto. Vediamo un attimo chi è stata la miglior giocata, non la mia, porca loca. Ne aveva 50, Sharder, li ha ammazzati tutti questo qua, erano tutti in fila, eh. Allora, pensavo di aver fatto una partita assurda e invece sono l'ultimo. Vabbè, 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 pensavo di aver fatto un po' meglio, vi devo dire la verità. Però l'importante, come sa Diz, è divertirsi. L'importante è divertirsi, eh? Dai, 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 una dietro l'altra, Sharder! Allora, Alvi, diciamo la maggior parte del tempo, fino adesso ho portato Gran Turismo 7, c'è il mio amico Sharder che vedi qui con me, che fa delle livree fantastiche, infatti io ti consiglio poi, quando porterò anche Gran Turismo, di venire a vedere. Che fa delle livree veramente fantastiche, bellissime. Abbiamo creato la squadra corse che si chiama MDRT, Marco Drums Racing Team, scusatemi, mi parlo con le parole, e, che è di proprietà di Marco Drums e di Sharder Design. Tutto quello che poi facciamo, diciamo, di corse e roba del genere, siamo io e lui. E corre anche mia moglie Carla, quindi quando vuoi venire qualche volta vedrai anche mia moglie che corre ed è molto brava. Forse più brava anche di me, però io sono simpatico. Lei è bella, io sono simpatico. E niente, praticamente. E dopo portiamo Formula 1 2022. Adesso al 20 porteremo Construction Simulator. Andiamo con la prima, dai. Sì, con questa qua. Guarda l'arma come è fatta bene, eh. E poi porto SnowRunner. Porto praticamente tutti i giochi in day one della PlayStation 5 e della Xbox Series X. Che tramite pass, tutto quello che c'è nel pass posso portarlo in live. In più che cosa porto di solito? Possiamo portare quello che vogliamo. Io gioco con voi, quindi non c'è problema. Adesso porterò anche il COD. Isonzo l'ho scaricato l'altra sera in Day One Edition, quindi è quello sulla battaglia della prima guerra mondiale sul fiume Isonzo, vicino a Gorizia. Poi che cosa portiamo, Alvi? Sharder, ricordami un po'. Possiamo portare tutto quello che vogliamo. No, non mi viene in mente, ti dico la verità. Non mi viene proprio in mente altri giochi che porto, che credo che ce ne siano altri. Fortnite. Orca. Ma vai a cagare. Mi ha fatto venire un colpo. Poi portiamo Rumbleverse, tutti quei vari il Warzone, anche adesso che ci sarà la mappa nuova del Warzone il 2. Ah, ma è quello con le cose qua da conquistare. Ah, cazzo. No, si è chinato giù. Un po' di tutto, sì, un po' di tutto, Alvi. Diciamo i Day One Edition di solito li porto sempre. E poi portiamo qualcos'altro. Diciamo che mi piace un po' tutto, vi dico la verità. Oh, dai, ma erano lì in due. Ma com'è possibile? Sul mio canale YouTube ci saranno, penso, 300 giochi. Se vai a vedere è una cosa veramente incredibile. Poi porto anche tutorial, come fare determinate cose, i settaggi delle macchine per Gran Turismo, assetto corsa competizione, ecco un altro che porto. Poi ci sono i tutorial, unboxing. Orca loca, mi ha ammazzato lui. Eppure io ho sparato, giuro che ho sparato. Ci sono gli unboxing, ci sono un sacco di video su YouTube, effettivamente. C'ho 1500 video, credo.
Ah, ti ho fatto esplodere. Il nemico ha due obiettivi, prendetene il controllo. UAV alleato in zona. Prendiamo Bravo. Stiamo perdendo Alfa. Attenzione, arrivano, loro girano, sono un po' più bravi di noi. Abbiamo perso Alfa. Beh, io primo pezzo da... Ah, dai che si butta per terra. Ma non ci credo, è arrivato di corsa e si è buttato per terra. Non ci credo. Mani veloci attivata. Controlliamo Charlie. Il camion è molto bello, Sto giocando parecchio Alvi a SnowRunner, ti dico la verità. Molto bello, molto bello. Mi sto divertendo di brutto. Ho preso tutti i DLC. Stiamo prendendo Alfa. Cambio caricatore. Ah, guardalo, guardalo. Scappiamo. Me lo becco dall'altra parte. Ah, era lui! Era lui che è venuto giù a prendermi. Ecco perché non era uno che mi son beccato dall'altra parte. È lui che è venuto giù. Ah, davanti e dietro. Madonna, mi hanno rivoltato come un calzino. Cioè, e che cavolo? Dopo gioca con me anche il grandissimo Zaneboia di DBD, Day by Daylight. Quindi se ti piace anche quello, portiamo anche quel gioco lì, Ma le mie bombe non esplodono mai? Ah, esplosa! Grande bomba! Un po' dopo, DBD, DBD, DBD... Dai, dov'era? No, non ho mica visto. Comunque, queste granate qua sono un po' una rottura, ci hanno reinseriti qui. Ci hanno chiusi dentro. Ci hanno chiusi dentro in base. Poi ci fa spawnare sempre alla stessa... Ma sempre in due, sempre in due. Ma Sharder, tu ci sei dentro in partita? Non ho visto se la... vabbè, sì. Poi, grazie, molto gentili. Nemico in zona. Grande. Bella. Vicino a voi. Stiamo perdendo Bravo. Prendiamo Alfa. Ah, nell'angolino. Oh, oh, oh. Cos'è che è venuto giù lì? Che cos'è che... Oh, missile. Ci stanno massacrando, devo dire la verità. E vabbè, ci stanno... Penso che tuo cugino qua, Sharder, ne sta tirando di tutte, credo, vabbè, dai, ma non è possibile. Sarà anche la mappa piccola, ma non tutta sta roba, non possono farla. È sempre il problema di Call of Duty, ragazzi, che quando partono gli altri... Cioè, praticamente è un disastro, una dietro l'altra. È bellissimo COD, ma quando fa così... Il nemico prende ricatturatelo. Visuale sul nemico. Siamo sull'obiettivo Bravo. Eccolo là, arriva da dietro, lui bello, tranquillo, che mi vede lì steso per terra e ci massacra tutti.
Bravissimo, bravissima. Beh, diciamo che non tutte le partite... UAV alleato in zona. Il nemico cattura Bravo. Due obiettivi al sicuro. Oh 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 oh. Stiamo perdendo Charlie. Ma dov'è? Nemico in arrivo. Ok, abbiamo preso. Saltella, saltella Marco. Saltella. Allora, credo che in questo COD non bisogna mai star fermi, mai stare fermi, raga, bisogna correre, perché, ed è un bene se è davvero sempre così e tutte le mappe così, perché allora non ci sono i camperoni, ma credo che dubito di questa cosa, perché i camperoni ci sono sempre stati su COD. Ah, dai, ma cosa mi ha tirato? Ma cosa mi hai tirato? Che cos'era quella? La bomba del al fosforo. Arriva il nostro attacco con mortaio. Ciao amici e amiche di Twitch. Dove si dà? Che non è morto. Oh, bravi. Siamo sull'obiettivo alfa. Ah no! Ho tenuto troppo la bomba in mano. Dai, ce l'avevo dietro. Allora, Call of Duty è così, ragazzi. Però sto notando che... là là, non è esploso nessuno. In quattro erano lì, raga. Stanno girando in quattro. È una cosa assurda. Esplosivo aereo vicino a voi. Stanno girando tutti insieme. Li avete visti? Tutti in quattro, girate. E noi abbiamo vinto lo stesso. Abbiamo vinto lo stesso. Va questo. Questo ha già qualcosa di più figo, eh. Questo ha già qualcosa di più figo. Morti, difese, un sacco di difese, un sacco di difese. Però non c'è la parte finale che mi piaceva un sacco, che dice, sai, che aumenta di livello e quelle cose lì. No, non la sto vedendo adesso, eh. Queste sono la TV, l'UTV, il veicolo tattico, la berlina, il SUV, il camion, carro armato pesante, carro armato leggero, trasporto blindato, elicottero leggero, pesante, amici, e RIB, è la barchetta piccola, e il pattugliatore blindato. Tanta roba, eh. È la stessa Farm 18. Proviamo, ne proviamo un'altra. No, infiltrabile no. Dai, proviamo lo spettro, vediamo. È la stessa mappa? Perché non ci ho fatto caso? No, non mi sembra la stessa. Deathmatch a squadre. Strazer, distruggere il nemico. Ma ragazzi, non... è la stessa mappa?
sono morti. Sono arrivato, pensavo di fare un'azione assurda. Ma sì, è la stessa mappa, dai. Oh, non mi rendevo conto che era la stessa mappa. Sì. La stessa di adesso. UAV alleato in zona. Però qua è deathmatch. Stanno tutti arrivando da là, eh. E uno ha già ammazzato 5. Vengo dietro di te, Sharder. Non sono mai andato qui, raga. Sono curioso. Porca, sono caduto. UAV nemico in volo. No, dai, mi ha visto nell'angolino. Dai, ok, prima ha lanciato la bomba, quella... il nemico in vantaggio, sì. Io non ho visto uno entrare di lì. Ma che fine ha fatto? Ah, è saltato per aria. Cacchio! Allora, Call of Duty comunque rimane un gioco frenetico, eh. Sto ricaricando. E io sinceramente dopo un po' faccio un po' fatica. Cambio caricatore. Dopo un po' devo staccare. Ah, però ti ho preso in testa, amico Fritz. Però ti ho preso in testa, dovevi schiattare. Allora, invece, ragazzi, vi aspetto anche per le live su Isonzo, perché sinceramente dietro. È veramente bello come gioco. Lì un colpo, una kill. E veramente ci mette tantissimo a ricaricare, come era una volta che c'erano i fucilozzi colpo singolo. E veramente tanta roba. Sono con te. Volevo. Volevo portare anche Wulong, ragazzi, in live. UAV nemico attivo. Abbiamo perso il comando. Dai, era proprio nell'angolino. No, non l'avevo visto, raga.
non si spara i miei amici. Esplosivo aereo in avvicinamento. Ma posso stare un po' attenti, eh? Oh, grande, l'ha fatta bella, l'ha fatta bella, ci ha ammazzato tre. UAV nemico in volo. Ha usato bene la sua bombetta. Dai, ma come ha fatto a fare il giro? Ma non è possibile. Sono con te. Sto ricaricando. Ah, era dietro là che mi aspettava. Ho visto uno saltar dentro, tra l'altro, eh. Ma è bello questi scoppiamenti. È questo che non riesco a capire. Perché esplodo? Cioè, c'hanno i colpi esplosivi? No. Missione fallita, rientrare alla base. Questa era bella, raga, eh. Questa era bella, davvero. Questa era fatta bene, era fatta bene questa qua. Questa era proprio una bella partita. Oh! Ma sempre ultimo! Sarà, ragazzi, che sto diventando vecchio, eh. Sarà che sto diventando vecchio, amici miei. mica tanto, sai che mi sta incominciando a far male la vista? Mi sa che mi faccio l'ultimo, amico mio, Sharder. È una cosa che mi sta turbando questa, perché sinceramente non è una bella cosa che non riesco a giocare per tanto, sai, con un gioco del genere. Mi sa che vi faccio l'ultima, Sharderino, non perché ti voglio mollare, ma perché davvero, se no, poi sto male. E vado a fare un po' di SnowRunner, oppure vado a fare Wulong, che ce l'ho in beta, che credo che sia un po' più tranquilla. Questa mappa non l'abbiamo mai fatta, eh. Questa è mercato. Dominio. Pensavo di riuscire a fare tanto, invece non riesco abbiamo a fare nulla. Bravo. Alfa sicuro. Lancio un folgoratore. Questo sta fermo. Ovviamente la nostra squadra deve arrivare quello che sta fermo. Ci siamo proprio. Siamo proprio belli fortunatelli. Ah, serio? Dai, guardalo. E la sta riprendendo. E non c'era lì nessuno. E non c'era lì nessuno con me. E adesso arrivano sulla A. È sempre la stessa storia. E le stanno prendendo tutti e tre.
E noi qui a schiattare. Il nemico cattura Alfa. Non avete visto che sta prendendo la base? Questa è la giocata a base. Dai, sei serio che arriva già? Che arriva già gli aerei? E vabbè, dai, devi anche ricaricarli mentre... Va bene! Hanno preso A, raga, bravi! Questo sta fermo. Questo chiaramente non muore mai. Oh, tutte e tre! Che bello! Che belle giocate! Stiamo prendendo Bravo. Dai, c'è il tipo lì dietro che sta guardando. Ma tutti noi li becchiamo. Tutti noi li becchiamo le partite. Tutte io, non noi. Tutte io le becco le partite. Quelle toste. Stiamo prendendo Charlie. Stiamo prendendo tutte, stiamo prendendo e non stiamo prendendo niente. Dai. Allora, non so se è la mia mira, raga, che fa un po' schifo. Siamo sull'obiettivo, Bravo. Controlliamo. Vai. Ti copro le spalle. Ma dove sei? Dove sei? Ma come fanno a correre così? Il nemico cattura Charlie. Esplosivo aereo in avvicinamento. Charlie perso. Sangue freddo. Siamo noi. Lancio un folgoratore. Prendiamo Alfa. Obiettivo Alfa al sicuro. Obiettivo Bravo. Un po' di pre-fire. Un po' di pre-fire. I nemici hanno lanciato un missile cruise. I nemici hanno rotto un po' le coglions. Allora, le mappe sono belle, il gameplay c'è, il gioco è Call of Duty, quindi non è che se poi ci mettiamo anche tutti dalla stessa parte, praticamente gli diamo le kill, gli aerei, i caccia, torpedinieri, tutti glieli diamo. Volo di ricognizione ricevuto. Siamo a metà scontro e stiamo perdendo. Rialziamo sull'obiettivo Bravo. Ti copro io. Obiettivo Bravo al sicuro. UAV alleato online. UAV fine autonomia. In rientro. Porca roca. Oh. Il nemico ha catturato due obiettivi. Stiamo prendendo Alfa. UAV nemico in zona. Siamo sull'obiettivo Charlie. Ah. Controlliamo Alfa. Dai, ma arrivano sempre da dietro a me. Sempre dalla parte dietro. E c'avevo dietro uno. Arrivano, l'ammazzano. Stiamo perdendo Alfa. Alfa.
perdendo Bravo. Siamo sull'obiettivo Alfa. Flashbang in arrivo. Ah! Dov'è che mi ha? Sì, ah, perché abbiamo fatto il giro da dietro con la bombetta. Vedi. Sì, io stavo guardando davanti che c'era il flash, il paraflash. Prendiamo Alfa. Alfa sicuro. Ma come Mercy ha conquistato, che sono stato io? Fa sempre il giro. È sempre il giro, Marco. Devi sempre, sempre controllare quella parte lì. Perché loro fanno il giro. Il nemico prende Alfa. Per forza. UAV nemico in zona. Controlliamo tutti gli obiettivi. Dipende. Il nemico ha preso Charlie. In movimento. Vedi? Vedi che sanno già dove arrivano? Io non mi ricordo. Ti copro io. Ah, proprio dietro. Oh, bravi. Avete fatto la bua. Missile cruise in avvicinamento. Prendiamo Charlie. Charlie sicuro. Abbiamo perso Bravo. Il nostro UAV è in sorvolo. Bravo è proprio in mezzo, Bravo. Ah! Io lo so che sempre mi controllano, mi guardano, vedono dove sono. Che explosion. Che explosion. Ciccio. Ciccio. Ma ti ho sparato, Dai, vai a vedere che adesso questi qua vincono proprio alla fine. Il nemico ha catturato tutti gli obiettivi. Obiettivo Alfa. Come? Come il nemico ha catturato tutti gli obiettivi? Non è vero? Bello che vanno tutti insieme, si fa tipo trenino. Caspita. Obiettivo Alfa compromesso, riprendete, stiamo prendendo Bravo. Dai, ero lì a guardare che non arrivava nessuno. Bisognerebbe davvero ogni tanto fermarsi, aspettare. Eccola. Mega sconfittozzola. Allora, amico mio, faccio l'ultima con lo spettacolare Call of Duty. Bella lì, 12, grande, terzo, bella. Un sacco di difese, prese 8, ok. Sciarderino, faccio l'ultima e poi... cambio gioco perché sennò mi fa un po' male agli occhi, però è veramente bello. Ciao!
Come stai? Come state, ragazzi? Ultima partitella Call of Duty. Andiamo. Deathmatch squadre. Ok. Ah sì, questa la so. Autorizzazione, via le sicure. Erlisha Hotel. Cambio caricatore. Ok, arrivano da qua. Ecco da dove arrivano. Mi aveva visto. Mi aveva visto. Ha capito che ho fatto il giro. Beh, bravo. Se l'è meritata questa kill. Allora, finita questa partita, amici, vi aspetto subito in live con Wulong in beta. Ok, raga. Siamo in vantaggio noi. Con te fino all'ultimo. Dai, è per carri in culo che sale l'arma. Io riesco, tendo a sparare verso il basso, però. UAV nemico attivo. Dai, no, sei serio? Porca loca, pensavo che era loro, ce l'avevo dietro. È sempre così. Arrivano sempre da dietro perché fanno il giro in girello. Ok. Sparami un altro petardo. Scimmione. Ciao amici e amiche di Twitch. Ah, avevo preso l'M4. Come state, ragazzi e ragazze? Ultima partitella Call of Duty Modern Warfare 2, MW2. Bellissimo. Dopo un po' però devo staccare un attimino, perché se no mi fa male la testolina. Allora, stacchiamo un attimo e andiamo subito dopo questa live su Wulong, che è un gioco
fighissimo che è in beta e ve lo presento, perché magari non tutti hanno la PlayStation 5 per poterlo vedere. Nemico in testa. UAV nemico in zona. No, davvero? Hanno i proiettili che passano attraverso il muro. Magari è cartongesso. Potrebbe anche essere. Il nemico guadagna terreno, non permetteteglielo. Siamo qua, eh. Ah, dai, dietro il palo ce l'hanno fatta, dietro il palimpaletto. Questa non è una zona buona per andare lì. Bisogna girargli da dietro. Dipende dalle mappe, eh. Questa non mi dà fastidio agli occhi. Quell'altra sì. Raggiungo questa zona. Che sbudellio. Dai, a prefire dietro i muri. Dai, vieni. Nuovo caricatore. Dai, cacchiarola. Continuava a girarsi lui, continuavo a sparargli in cio. Allora, è molto bello, molto divertente, ci sta. Purtroppo il mio problema così è una cosa che si sta un po' aggravando e quindi dopo un po' devo staccare per non rischiare di stare male, e quindi consiglio sempre a tutti di fare una pausa dopo un po', eh. Allora, io stavo volentieri a fare un po' di pausa, magari a chiacchierare una cosa o un'altra e poi giocavamo, invece dai, stacco un attimo e vado su Wulong, che è un altro gioco che volevo portare sul canale. Anche perché poi ho un test di Skull and Bones, che è il gioco Ubisoft, che però non posso divulgare nulla, quindi dico solo il 9. Manca un minuto. Il nemico sta per finire il tempo. Dai, gli ho fatto saltare la bomba e lui era dietro. Pensavo che era dall'altra parte, vi dico la verità. Alleato online.
Vado qui. E chiudiamo una mega live con una vittoria. Speriamo di aver fatto bene, dai, vediamo un attimo. Speggru. A questo. Pum. Ma manco ha sparato. Vabbè, vabbè. Dai, una via di mezzo. Bravo Sharder, sei stato un grande. Allora ragazzi, io stato in attesa dei centri dati. Sei inchiodata la beta. Oh! Eh sì, impossibile connettersi ai servizi. Per fortuna ha detto che è l'ultima. In attesa dei centri dati, vediamo un attimo, aspetta un secondo. Ah no. Ok. Eh sì, attesa dei dati. Beh, insomma, qualche problemino. Però devo dire che non lo so, amico mio. Io gioco col pad, però, Volevo provare Wulong. Che ore sono? Andiamo su Gran Turismo, dai. Dai. Allora, ragazzi, andiamo. Però non gioco col volante, Sharder. Sono troppo stanco. Eccola, arrivo subito. Ok ragazzi, allora io direi un attimo, dai, andiamo su Gran Turismo. Allora ragazzi, ci spostiamo, io e l'amico Sharder, su Gran Turismo, che è un gioco un po' più tranquillo, mi rilassa un po' la vista, perché sinceramente se vado avanti a fare altre due o tre partite qua schiatto. E quindi riprendiamo fra 5 minuti un'altra live con Gran Turismo 7. Grazie per essere stati con noi, ciao Sharder, ciao a tutti e buona serata. Mi raccomando di ricollegarvi subito, che che facciamo una mega live con Gran Turismo. Ciao a tutti, tra poco, ciao, grazie per essere stati con me e la beta di Call of Duty MV2. Ciao 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 ciao.